Animali ed Enigmi, trasmissione di criptozoologia, condotta da Elio Belangero. Buonasera a tutti e bentornati ad Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui ai microfoni di Radio Dreamland, e iniziamo subito questa puntata andandoci ad interessare di fatti davvero strani, fatti inusuali, ma secondo noi molto significativi, che riguardano le vicende di alcuni animali non umani piuttosto stupefacenti. Allora, partiamo dall'Australia, per la precisione dal Town Centre Arcades, che è un grande centro commerciale che si trova nella città di Katoomba, nello stato del Nuovo Galles del Sud, una località dove da sempre convivono in libertà con gli animali umani dei meravigliosi uccelli, i pappagalli cacatua, ed è proprio di uno di questi pappagalli che andiamo a parlare, un bellissimo cacatua cresta gialla, nome scientifico Cacatua sulfurea, un graziosissimo uccello delle dimensioni che ricordano più o meno quelle dei nostri colombi, è di colore completamente bianco con una caratteristica cresta di piume intensamente gialle sul capo. Avevamo già parlato del cacatua cresta gialla in una puntata precedente per un fatto davvero strano accaduto nel nostro Medioevo, un vero e proprio X-File nella storia della zoologia. Si parlava infatti di Federico II di Svevia, che fu re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1198 al 1250, sovrano moderno, illuminato, rivoluzionario addirittura nell'amministrazione, nelle architetture, ma anche poeta e letterato. Ed era questa sua attività che ci aveva interessati perché, tra le altre cose, Federico II di Svevia elaborò anche un vero e proprio trattato di ornitologia, un argomento che lo appassionava e che lo portò a descrivere dettagliatamente oltre 900 specie di volatili. Benissimo, e dove sta il mistero? Sta nel fatto che tra questi 900 e più uccelli presentati nel trattato di Federico II c'era anche il cacatua cresta gialla, con una descrizione precisa e immagini dipinte davvero inconfondibili che rappresentavano un pappagallo interamente bianco con il becco scuro ritorto e la classica cresta di piume gialle. Non esiste al mondo un altro uccello simile, salvo che il cacatua cresta gialla è autoctono dell'Australia e delle isole circostanti. Cosa ci poteva fare in Sicilia nel 1240 circa, cioè qualcosa come 350 anni prima del primo approdo di navigatori europei sulle coste australiane? Beh, c'è qualcosa che evidentemente non torna. Noi non siamo a conoscenza di migrazioni dei cacatua, non si allontanano mai dal loro luogo d'origine, e non siamo neanche a conoscenza di chissà quale viaggio misterioso, avventuroso tra la Sicilia e l'Australia prima che gli europei in Australia ci arrivassero davvero. Come poteva Federico II di Svevia conoscere perfettamente il cacatua cresta gialla 350 anni circa prima che se ne venisse ufficialmente a conoscenza? Ma è un bel mistero. Rimane un X-File zoologico e storico enigmatico e irrisolto. Evidentemente la storia, sia quella degli animali umani sia quella degli animali non umani, non è affatto andata come ce la vogliono raccontare. Ma ritorniamo ai nostri giorni e al Town Centre Arcade, il grande centro commerciale di Katoomba. Sui cornicioni che emergono dai tetti
dell'edificio erano stati sistemati da qualche tempo dei dissuasori ad aghi, vale a dire dei sistemi di punte metalliche che conosciamo benissimo anche qui da noi in Italia e che dovrebbero scoraggiare la presenza di volatili sui cornicioni stessi e nei sottotetti. Operazione forse apprezzata dagli addetti alle pulizie del centro, ma non certo dagli uccelli, i quali si vedevano privati di spazi protetti e tranquilli dove poter mangiare e riposare ed eventualmente anche nidificare, ma non solo, correvano anche il rischio di venire feriti dalle punte aguzze dei dissuasori. E allora cosa ha fatto un brillantissimo cacatua cresta gialla? È entrato in azione, dimostrando di essere un autentico ribelle dalle idee e dalle volontà chiarissime, ha iniziato sistematicamente a divellere i dissuasori dai cornicioni dove erano stati posati. Queste manovre non sono certo sfuggite ai responsabili e ai clienti del centro commerciale, tant'è che sono state scattate numerose fotografie e sono anche stati girati alcuni video che naturalmente hanno fatto il giro del web. Video dove appare chiarissima la manovra del cacatua. Si posa con grande equilibrio nei piccoli spazi lasciati liberi dai dissuasori e inizia a scalzarli con il becco finché non riesce a staccarli del tutto dal cornicione. A questo punto li spinge sempre con il becco e li butta giù dal cornicione stesso. Le sue incursioni sono veloci e precise, porta a compimento il suo sabotaggio in breve tempo, lasciando poi dei mucchietti di dissuasori divelti sul terreno circostante il Town Central Arcade. Che dire, è una sorta di terrorista per la direzione del centro commerciale. È quasi sicuramente un eroe per i suoi simili, è una sorta di presenza ben voluta da parte dei frequentatori del centro stesso, che hanno rapidamente diffuso e condiviso sul web e sui social le immagini e i video del nostro cacatua. E questo cacatua per noi di Radio Dreamland è davvero un'intelligenza diversa, un autentico alieno che condivide con la nostra specie l'avventura della vita, una condivisione che per la scienza e la comprensione della società umana maggioritaria è certamente lontana mille miglia. Le domande, infatti, sono inevitabili. Quali percezioni ha messo in campo il nostro cacatua? E come ha formulato le sue scelte? Come si è creato un'autentica strategia di guerra? E alla fine, come vede l'Homo sapiens? Sicuramente non lo vede tanto sapiens, visto che danneggia la sua specie e a lui tocca di porre rimedio. Comunque, le ultime notizie ci danno lo straordinario cacatua cresta gialla di Katoomba, svolazzante nella zona, sempre libero e sempre attivo nella sua criptozoologica opera di rivolta. Con tutto il cuore gli auguriamo ogni bene e vi terremo informati della vicenda. E sempre con tutto il cuore auguriamo ogni bene anche alla straordinaria gatta turca che ha salvato i suoi cuccioli in una maniera veramente inusuale. Ebbene sì, siamo volati da Katoomba, piccola città dell'Australia, a Izmir, più nota in Europa come Smirne, che è una delle più grandi città della Turchia, e abbiamo fatto questo viaggio per seguire le piste di un'altra stupefacente intelligenza diversa. Allora,
la città di Smirne ospita un'attrezzata clinica veterinaria dove i veterinari dimostrano di essere sensibili, direi, a 360 gradi, dal momento che non solo si prendono cura degli animali non umani ricoverati o visitati, ma accudiscono anche numerosi gatti randagi che frequentano colonie feline nei dintorni della clinica. Ed è proprio da una di queste colonie, distante peraltro diverse centinaia di metri dalla clinica, che un giorno dei primi di marzo di quest'anno i veterinari vedono arrivare una bella gatta rossa che conoscevano perché aveva partorito da un paio di settimane. Già era di per sé inusuale che una gatta randagia si dirigesse sicura all'interno della clinica, ma la cosa davvero straordinaria era che portava in bocca uno dei suoi cuccioli e l'ha deposto miagolando con decisione di fronte ai primi veterinari che l'hanno accolta. Era evidente che il piccolo aveva bisogno di cure, infatti aveva una brutta infezione agli occhi. I veterinari si sono subito occupati di questo ospite davvero speciale, mentre la mamma gatta se n'era andata, era scomparsa. Sì, scomparsa, ma per riapparire poco dopo portando un secondo cucciolo in bocca, anche questo colpito da infezione agli occhi. Ovviamente molto stupore e un altro pronto intervento dei medici. Di nuovo la gatta se ne torna sui suoi passi e di nuovo dopo poco tempo rieccola con un terzo gattino da curare. È superfluo dire che la vicenda si è conclusa felicemente, perché i tre gattini, tutti rossi e bellissimi come la mamma, hanno ricevuto ogni cura e si sono rimessi in sesto. E beh, è superfluo dire che questa gatta ha compiuto un'azione che ci riempie di stupore e che per la scienza ufficiale della nostra specie è più o meno inspiegabile. Va bene che poteva aver già visto uno o più di quei veterinari, ma da qui a mettersi in viaggio lungo le vie della città per raggiungere proprio la loro clinica, districarsi per entrare con decisione e presentarsi come una vera e propria cliente umana, e beh, ce ne passa davvero davvero tanto. Cosa sanno davvero fare i nostri fratelli di vita sul pianeta? E cosa conosciamo davvero di loro? Di noi sembra che loro conoscano molto, ma molto di più di quanto la nostra scienza ufficiale possa credere. Io penso che l'avventura vissuta con questa mamma gatta non possa non aver lasciato pieni di ammirazione e di interrogativi i veterinari che hanno avuto la fortuna di potersi occupare di questo caso, un evento davvero fuori dalle righe che è rimbalzato ovunque sul web. È arrivato in Europa attraverso il quotidiano Il Mattino di Napoli e numerosi altri media, portando sempre con sé una bella ventata di stupore. E sull'onda di questo stupore noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Radio Dreamland. Share the vision. Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.
La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci ad Animali ed Enigmi e riprendiamo a navigare tra le stranezze del mondo animale non umano, cercando di addentrarci in questa seconda parte in un fenomeno che è davvero stranissimo. Allora, sappiamo che dal cielo può cadere più o meno di tutto. Alcune cose sono abbastanza plausibili, come ad esempio i pezzi di ghiaccio anche di notevoli dimensioni, oppure le sabbie spinte dai venti, oppure parti che si sono staccate da aerei o da altri mezzi volanti o orbitanti nell'atmosfera, eccetera. Altre cose sono già più cariche di mistero, perché è notorio, ben documentato, che si sono verificate piogge di cose, appunto, che non dovrebbero proprio piovere, tipo pietre, minerali vari, semi, resine, pezzi di legno, alghe, gelatine, polveri varie. Tutti eventi senza alcuna spiegazione, verificatisi un po' ovunque nel mondo, eventi riguardo ai quali si sono inutilmente scervellati ricercatori di ogni livello e di ogni genere, le autorità, le forze pubbliche, i mass media e quant'altro. Ma andando sempre più in profondità in questo mistero, che piovano dal cielo animali non umani, è decisamente inquietante e sicuramente inspiegabile, molto, molto criptozoologico. Criptozoologia allo stato puro, direi. Animali nascosti da chissà cosa, chissà come e chissà dove, che improvvisamente vengono riversati a terra, talora in grandissima quantità, e mai, dico mai, con uno straccio di spiegazione logica. Sono delle vere e proprie inspiegabili pietre nello stagno del quotidiano che aumentano a dismisura gli interrogativi su quanto veramente conosciamo del mondo in cui siamo stati messi a vivere e che costituiscono una, direi, allucinante frontiera della criptozoologia. Partiamo da epoche remote, perché con ogni probabilità la testimonianza più antica che si conosca riguardo a piogge di animali non umani viene dalla Grecia classica. Lo storico greco di origine egizia Ateneo di Naucrati, infatti, nella sua opera Il banchetto dei sapienti, scritta intorno al 200 d.C., riporta quanto scritto circa 500 anni prima, cioè più o meno nel 300 a.C., da un altro storico greco, Fenia di Ereso, nella sua opera I magistrati di Ereso. Un'opera che è andata persa, ma nella quale l'autore trattava dello strano caso di una pioggia di pesci durata per ben 3 giorni in una zona di quella che allora veniva chiamata Tracia, cioè l'estremità sudorientale della penisola balcanica tra Bulgaria, Grecia e Turchia. E dopo Fenia fu un altro scrittore greco, Eraclide Lembo, attivo tra il 180 e il 140 a.C., a narrare in una sua opera dal titolo Storie, di cui rimangono solo pochissimi frammenti, di devastanti piogge di rane in Peonia, che è una regione dell'attuale Macedonia, e in Dardania, che è l'attuale Serbia.
piogge talmente inarrestabili che i paesi colpiti ne risultarono così tanto invasi dalle rane che gli abitanti furono costretti ad abbandonarli. Il mistero aveva ormai preso piede e non si sarebbe più arrestato, tanto da far nascere la credenza in epoca medioevale che certi pesci nascevano in cielo per poi essere fatti precipitare sui mari e sulla terra. Ma continuiamo a citare fonti documentate. Nel 1578 una pioggia di topi colpì la città norvegese di Bergen, come riporta la rivista di divulgazione scientifica Journal of Psychical Research. I ricercatori John Mitchell e Robert Reichard, nel loro libro Phenomena, A Book of Wonders, e cioè un libro di meraviglie, trattano diffusamente di un fatto accaduto nell'aprile del 1666. I campi nei pressi del villaggio di Wortham, nella contea del Kent in Inghilterra, furono letteralmente ricoperti da miriadi di piccoli naselli. I pesciolini, che parevano tutti nati da poco, erano letteralmente caduti dal cielo durante un violento temporale. E qui le domande sono tante. Oltre al classico come e perché una pioggia di pesci, si aggiunge anche come e perché tutti i pesci appena nati. Senza contare che i naselli sono pesci d'acqua salata e Wortham si trova a decine di chilometri dal mare. E sono sempre gli stessi ricercatori Mitchell e Reichard a descrivere la pioggia di rospi che nell'ottobre del 1683 colpì il villaggio di Acle nella contea di Norfolk, siamo sempre in Inghilterra. Fu poi il famoso naturalista e geografo tedesco Alexander von Humboldt a narrare in una sua opera dei primi anni del 1800 dedicata ai suoi viaggi in Sud America di piogge di pesci sulla città ecuadoregna di Ibarra nel 1691 e sui campi circostanti il monte Carguairaso, sempre in Ecuador, nel 1698. E furono di nuovo dei cuccioli, questa volta dei rospi allo stadio infantile di Girini, a cadere sul villaggio di Lalain in Francia nel 1794 durante un forte temporale, come testimonia la Monthly Weather Review, la rivista dell'American Meteorological Society, che riporta anche un altro evento in Francia, sempre con protagonisti dei cuccioli, questa volta dei piccoli di rana che nell'agosto del 1814 caddero durante una pioggia sul villaggio di Fremont presso la città di Amiens. Andiamo avanti nel tempo. 1817. Argyllshire, una delle contee scozzesi. Dopo una serata di pioggia vennero trovati sul terreno moltissimi pesci. Erano tutti aringhe. Ci fu naturalmente chi pensò che fossero state, per così dire, prelevate dal vento dal vicino lago Quirran, un lago che si trovava poco distante e che tra i suoi abitanti ospitava proprio le aringhe, ma in quell'occasione i venti avevano soffiato in direzione del tutto opposta e le aringhe trovate per terra non erano neanche bagnate, non davano segno di essere state raccolte con l'acqua di un lago, bensì fatte piovere da una zona asciutta.
un bel mistero, riportato dal Edinburgh Philosophical Journal, una prestigiosa rivista scientifica ottocentesca. E poi ancora altri pesci persici a Cambridge, nel Maryland, negli Stati Uniti, nel 1828, ce lo racconta l'American Journal of Science, mentre il Journal of the Asiatic Society riporta di massicce piogge di pesci locali, tutti di grandi dimensioni, a Faridpur, in India, il 18 febbraio del 1838. E ne abbiamo trovati tantissimi altri esempi ai quattro capi del globo. Cambiamo, per così dire, genere criptozoologico. Pioggia di varani a Sacramento, in California, nel 1870, durante il mese di agosto, come riportarono tutti i media locali dell'epoca. E poi serpenti, tutti ben vivi, sulla città di Memphis, nel Tennessee, sempre negli Stati Uniti, nel 1877, evento riportato addirittura da Scientific American, una delle più prestigiose riviste scientifiche del pianeta, che ci racconta, tra l'altro, anche di un'incredibile nevicata. Siamo nell'inverno del 1891, nel distretto di Valley Bend, in Virginia, negli Stati Uniti. I 60 centimetri circa di neve rimasti al suolo dopo un'intensa precipitazione erano ripieni di larve sconosciute, ritenute appartenere a una specie non identificata di insetto. Svariati media inglesi riportano poi che il 28 maggio del 1881 piovvero cozze a Worcester, in Inghilterra, e ricordiamo che Worcester si trova a 120 km dal mare. Ebbene, da qui possiamo poi passare al mondo degli uccelli. Baton Rouge, in Louisiana, Stati Uniti, novembre 1896. Caddero dal cielo sereno, senza che ci fosse neanche un accenno di pioggia o vento, migliaia di uccelli, tutti già morti. Erano anatre, picchi, canarini e molti altri, un mistero ancora oggi del tutto insoluto. Capitola, città della California, 18 agosto 1961, abbiamo fatto un bel salto nel tempo, per parlare di migliaia di berte grigie, che anche qui caddero senza che si fossero scatenate tempeste d'acqua o di vento. Le berte grigie sono grandi uccelli migratori che passano la maggior parte della loro vita sul mare tra l'Australia e le Americhe. Era inspiegabile che in quel momento si trovassero proprio lì, sulla baia di Monterey, in California, e che dovessero essere cadute al suolo come in uno stato di semi-incoscienza. Purtroppo molte morirono, ma altrettante furono salvate dalla gente del posto, che le raccolse, le accudì e le riportò sulle spiagge, e da cui le berte superstiti riuscirono a riprendere il volo. Un fatto anche positivo, se vogliamo, per il notevole coinvolgimento degli animali umani, che fu ampiamente riportato da moltissimi media statunitensi. E per arrivare ai giorni nostri, riportiamo dalla rivista online Shan Newspaper di nuove torrenziali piogge di pesci in Thailandia nel mese di maggio 2015 e soprattutto la testimonianza del biologo norvegese Karstein Erstad, il quale scoprì, sciando in una zona di montagna della sua terra, sempre nella primavera del 2015, che la neve era caduta portando con sé moltissimi piccoli vermi e lasciando sbigottiti meteorologi, biologi e ricercatori vari. Così come si può dire che la scienza umana in generale è sempre stata ed è tuttora del tutto sbigottita dai fenomeni di animali non umani caduti dal cielo.
Come abbiamo visto, sono fenomeni che si manifestano dai tempi più remoti, praticamente in tutto il pianeta, e non ne sappiamo assolutamente nulla. Sono state tirate in ballo ipotesi che sembrerebbero più o meno verosimili, legate soprattutto a fenomeni atmosferici particolarmente violenti, come i grandi venti, i tornado, le trombe d'aria, ma nessuna pretesa spiegazione è mai riuscita a comprendere la complessità del fenomeno, anche perché spessissimo i forti turbamenti delle correnti d'aria non si erano proprio verificati nell'occasione in cui dal cielo comunque erano piovuti animali non umani. Quello che è certo è che siamo di fronte a un bel criptozoologico mistero. E per concludere questa puntata di Animali ed Enigmi vi ricordo proprio la rivista online Shan Newspaper, Voci dal mondo dell'ecospiritualità. È una rivista seguitissima sul web, è edita dalla Ecospirituality Foundation, un'organizzazione non governativa in stato consultativo con l'Assemblea delle Nazioni Unite. Shan Newspaper è stata ideata da Giancarlo Barbadoro, il compianto fondatore di Radio Dreamland, insieme con Rosalba Nattero, direttore artistico della radio stessa, che è co-direttore anche della rivista. Rivista il cui nome si ispira al termine Shan dell'antico druidismo europeo, termine che è riferito alla natura come la madre terra dei popoli naturali, quindi natura non solo nel suo aspetto ecologico, ma anche e soprattutto nel suo aspetto immateriale, legato al grande mistero in cui tutti siamo immersi. Si può dire che Shan Newspaper sia una bellissima porta aperta su tanti mondi, dalla scienza alle tradizioni, all'antropologia, l'esobiologia, l'animalismo, la mitologia, i misteri e molto altro. Potete trovare Shan Newspaper all'indirizzo shan-newspaper.com e chiudiamo davvero qui la nostra 45esima puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti da Elio Bellangero, ma mi raccomando, rimanete sempre incollati a www.radiodreamland.it. Vi aspetto per la prossima puntata.